Proviamo nel municipio di Vodo di Cadore col sindaco Masolo per Belluno Più. Siamo venuti oggi a affrontare la questione che abbiamo trovato sulla vostra deliberazione. Ci spieghi, intanto partiamo da cosa avete deliberato, che è la prima domanda, e soprattutto cosa volevate fare con questa delibera. Beh, niente, la prima cosa da far presente è che comunque i comuni si muovono nell'ambito della legge vigente, non possiamo inventarci nessuna modifica legislativa. Abbiamo studiato, abbiamo beh, innanzitutto osservato altri comuni d'Italia che si stanno muovendo in questo senso, principalmente comuni grandi, insomma, magari sono più anche sui giornali. Abbiamo visto anche qui nel Veneto, il comune di Padova, il comune di Vicenza, c'era in atto anche l'anno scorso un dibattito al comune di Milano, sul fatto di trovare nella legislazione vigente una possibilità di riconoscere quale famiglia anagrafica anche le persone che coabitano unite da un vincolo affettivo in generale. Questo vorrebbe dire in pratica riconoscere quelle coppie, che sono coppie di fatto, tante persone ormai al giorno d'oggi scelgono per vari motivi di non sposarsi nonostante convivano. E quindi abbiamo ritenuto giusto che anche noi come piccolo comune potessimo dare questa opportunità ai nostri cittadini, perché è un'opportunità che comunque al comune non costa nulla, e la speranza è che invece siano riconosciuti dei diritti anche a livello poi superiore, io immagino appunto soprattutto nell'ambito sanitario, quando ci sono delle persone ricoverate in ospedale, si fanno accedere dei parenti magari di quarto grado. E magari il compagno o la compagna di una vita viene tenuta fuori perché non viene riconosciuto questo legame. Quindi abbiamo cercato di dare questa opportunità, questo diritto in più, se vogliamo, ai cittadini, nella speranza poi che prima di tutti lo possano fare anche altri comuni, seguire, non dico il nostro esempio, seguire l'esempio dei comuni che hanno tracciato questa linea, comuni più grandi a cui anche noi ci siamo adattati, qui devo riconoscere anche. Devo ringraziare il lavoro che ha fatto il nostro assessore alle politiche sociali, Giovanna Chiatti, insieme anche al nostro segretario comunale che ha fatto una ricerca normativa in modo appunto da, come dicevo prima, rimanere nell'ambito della legislazione vigente. Non possiamo fare qualcosa che va contro legge, ecco. In pratica, studiando i regolamenti, c'è questa possibilità che le persone che convivono agli effetti anagrafici possono essere legate da vincoli di parentela, di matrimonio, affinità, adozioni, tutela o anche da vincoli affettivi. Quindi questa parola che esiste nella legge, nel regolamento di esecuzione della legislazione anagrafica, noi abbiamo inteso a questa parola agganciare una modalità operativa dal registro anagrafico in cui le persone che lo desiderano possono richiedere l'iscrizione poi nei certificati anagrafici di famiglia coabitante per vincoli affettivi. Le chiedo una cosa, formalmente dalla deliberazione, cioè dalla volontà di riconoscere pari diritti alle coppie di fatto, che era la cosa che sento è stata la spinta iniziale, formalmente cosa do avete dovuto fare per istruire questa nuova formula? Avete dovuto assumere gente, avete dovuto istruire i Assolutamente sistemi nuovi? no. No, questa è la questione su cui ci si trova a combattere ogni giorno, soprattutto noi piccoli comuni, perché abbiamo poche risorse sia finanziarie che di personale. Quindi, ovviamente, se fosse stata una cosa complicata da gestire, avessi avuto bisogno di più personale, ci avremmo pensato su, non dal punto di vista, diciamo, del merito, diciamo, dal punto di vista morale, ma dal punto di vista proprio delle capacità nostre, operative. In realtà non comporta nessun aggravio delle procedure, anche perché poi insomma, le famiglie di fatto che chiedono l'iscrizione sono poche e comunque sono gestibilissime dalla nostra bravissima impiegata d'anagrafe, senza particolari problemi. Bene, un'altra cosa che volevo chiedere è se ha la sensazione, voi siete stati i primi in questa provincia a assumervi questa responsabilità e questo onore di aver riconosciuto questi diritti. Abbiamo sentito di Santo Stefano, ha la percezione che altri comuni stiano seguendo questa linea, che stiano affrontando questo tema? Glielo chiedo da sindaco. Sì, beh, mi sarei aspettato forse qualcosa di più, non mi sarei aspettato di essere il capofila in provincia, però appunto
mi sarebbe piaciuto vedere una maggiore importanza di questa cosa, anche perché appunto sono diritti in più che vengono riconosciuti ai nostri cittadini, anche se siamo cittadini di montagna, non dobbiamo essere cittadini di serie B rispetto ai cittadini di Milano o di Padova, e perché è una cosa che appunto ai comuni non comporta nessun costo aggiuntivo. So che anche Borca si sta muovendo in questo senso, parlavo pochi giorni fa col vice sindaco che è molto sensibile su questi argomenti di natura sociale, e speriamo che anche loro possano portare avanti questa cosa. Noi all'interno del nostro consiglio comunale, devo dire, non abbiamo avuto particolari divisioni o discussioni, cioè, è sembrata una cosa molto naturale di fare questa cosa, anche perché la società civile nei decenni, insomma, da cui esiste la Repubblica, esistono queste leggi anagrafiche, ha subito tante mutazioni. Le amministrazioni pubbliche devono anche cercare di dare atto di queste modifiche, di seguirle e di dare anche una cittadinanza a queste persone, anche per una loro tutela. Non possono essere appunto considerati cittadini di serie B. Bene, questo, scusa, volevo precisare, senza nulla togliere al valore del matrimonio classico, che resta imprescindibile, insomma, con la sua validità, ecco. Chiaro. Rispetto invece ai suoi cittadini, questa cosa ha creato dibattito, avete avuto segnali di contrarietà da parte dei cittadini? No, contrarietà nessuna, anzi abbiamo per esempio una grossa fetta di cittadini nostri, concittadini che vivono molti mesi all'anno in Germania, in Olanda. Ecco, in Olanda per esempio sono molto più avanti di noi, se vogliamo dire più avanti, insomma, comunque hanno una civiltà molto più aperta della nostra, e da loro ho avuto importanti apprezzamenti. Dai cittadini, diciamo, che abitano qui, residenti, non ho avuto nessun segno di contrarietà, quindi questo vuol dire che è una cosa che appunto anche accettata. Sì, la popolazione sicuramente accetta volentieri, anzi abbiamo già avuto delle domande di iscrizione, qualche coppia si è già iscritta. E formalmente come avviene il riconoscimento? Cioè, qual è il procedimento che fanno una coppia di cittadini per avere questo riconoscimento di famiglia anagrafica legata dal vincolo affettivo? Cosa devono fare? Allora, abbiamo predisposto un modulo per presentare una semplice domanda in cui i sottoscritti coabitanti chiedono il rilascio dell'attestato di famiglia coabitante per vincolo affettivo. Facciamo un'autocertificazione. Lo dichiarano loro, esatto, non può essere il comune che d'ufficio lo fa, loro dichiarano di essere persone coabitanti per vincolo affettivo e quindi chiedono che questo requisito venga riportato negli attestati di famiglia anagrafica. Bene. C'è una cosa molto semplice, sì. Insomma, carta libera. Che avviene l'autocertificazione presentando. Sì, loro si presentano. Compilano questo modulo che abbiamo predisposto e tutto qua. Bene, l'ultima cosa che le chiedo è, ho visto un invito in calce della deliberazione del Consiglio Comunale, sì. Un impegno al sindaco e alla giunta a sollecitare il Parlamento. C'è da dire che questo tipo di deliberazione avvengono perché c'è un buco legislativo in questo senso. Assolutamente. Penso che la vostra sollecitazione sia in questo senso qui. Sì, perché la legislazione anagrafica è comunque una legislazione di competenza statale. Cioè, noi come comune abbiamo trovato appunto questo buco nella legge, quindi abbiamo potuto dare, tra virgolette, cittadinanza a queste tipologie, a queste situazioni. In verità, comunque, la legislazione dovrebbe essere modificata dallo Stato. Io capisco che il Parlamento ha molti grossi problemi da affrontare e quindi queste situazioni rimangono un po' in coda a problemi più urgenti. Spero che comunque questo nuovo Parlamento, che è anche più giovane, è formato di gente nuova, porti anche una nuova sensibilità. Come dicevo, senza togliere il valore al matrimonio tradizionale, però comunque credo che anche in Italia sia giunta l'ora di dare cittadinanza a queste situazioni che di fatto nella vita civile sono ormai molto comuni. Beh, l'esempio migliore penso sia il suo, un comune piccolo nel mezzo del Cadore che prima di tutto in una provincia enorme come quella di Belluno dà un segnale forte come quello che avete fatto voi. I diritti, se si vuole, si possono allargare, voi li avete fatto e per questo vi facciamo
anche i complimenti, perché essere un faro in una provincia come questa non è da poco. E con questo la ringrazio per Belluno Più, da Vodo di Caldore è tutto. Grazie a voi.